Bene, allora prendiamo con l'ultima relazione di Pierpaolo Portinaro, che è professore di filosofia politica all'Università di Torino, ha insegnato e insegna in numerose università tedesche, Friburgo, Mainz, Dresda, ed è membro del comitato di direzione della rivista Filosofia Politica. Nelle sue ricerche appunto si è concentrato sull'esperienza filosofica e politica della modernità, ha studiato temi e autori nei quali emerge appunto l'intreccio tra categorie politiche, modelli concettuali e forme del giudizio morali su questioni per esempio di rapporto tra giustizia e diritto, tra politica e male. Ma direi di iniziare subito con cedendo la parola a Pierpaolo Portinaro a seguire la discussione. Grazie. Sulle formalità, perché credo che a questo punto incominciate anche a essere un po' stanchi, e poi se c'è tempo vorrei lasciare anche un minimo di spazio, probabilmente una discussione conclusiva non soltanto su quello che dirò io, ma un po' su quello che sono state le acquisizioni della giornata. Io avevo scelto di volare più basso rispetto alle relazioni che abbiamo sentito finora, e cioè di non affrontare tanto una tematica filosofica, ma tenendo conto che ne avrebbero parlato già con accenti diversi gli illustri colleghi che mi hanno preceduto, di inserirmi in una nicchia, cioè quella delle teorie sociologiche dell'individualismo, svolgere cioè una riflessione sulla categoria storico-politica di individualismo, sulla molteplicità di accezioni che a questa categoria sono state date nel corso del tempo. Con l'avvertenza che in realtà quello che intendo fare è in primo luogo, e questo è francamente imbarazzante e pleonastico, mettere in guardia dalla scivolosità di questa categoria nell'ambito a cui mi riferisco, cioè gli usi storico-politici della medesima, e dall'altro, questo potrebbe essere un minimo più interessante, cercare di vedere come, da che cosa sia stata determinata questa scivolosità, da che cosa derivi l'ambivalenza, e quali siano gli snodi all'interno di un dibattito che ormai è bisecolare su questa categoria. Ma il primo invito è appunto quello di essere molto prudenti e circospetti, come si deve sempre essere di fronte a un ismo. Ma in questo caso direi in modo molto particolare, perché a differenza degli ismi ideologici tradizionali, che sono sempre degli universi di antitesi, ma con un nucleo abbastanza chiaramente determinabile, non so, liberalismo, socialismo, individualismo è effettivamente una categoria estremamente indeterminata, perché si può svolgere su diversi piani, può essere riferita ad ambiti molto diversi, lo si è già ancora sentito nell'introduzione del Presidente oggi, l'ambito economico, quello religioso, quello giuridico politico e via discorrendo. Se c'è un'accezione precisa, determinata, è quella dell'individualismo metodologico, perché qui abbiamo effettivamente a che fare con alcune teorie elaborate e strutturate che definiscono questo oggetto, e abbiamo anche a che fare con una catena di teorie, una sequenza di teorie che generano una tradizione di riflessione sull'oggetto individualismo metodologico. Le cose diventano più difficili se ci poniamo il problema dal punto di vista delle teorie filosofiche dell'individualismo, e ripeto, diventano estremamente ambiguo e scivoloso se ci spostiamo sul terreno propriamente storico-politico. Lo vediamo già se ci interroghiamo
sugli ismi a cui individualismo si contrappone, che sono molti e tutti discretamente indeterminati, ma di volta in volta individualismo viene contrapposto a organicismo, viene contrapposto in ambito propriamente politico a paternalismo, viene contrapposto, pensate ovviamente a uno dei luoghi generatori della riflessione sull'individualismo, cioè John Stuart Mill, a conformismo, viene contrapposto a solidarismo e viene ovviamente contrapposto a collettivismo in un'accezione anche propriamente politica. Già questo ci dice che ci muoviamo su un terreno estremamente mobile, variabile a seconda delle contingenze storiche, che fa senso soltanto accostarsi ad esso se si dà un minimo di determinazione a questa congiuntura storica entro la quale il concetto è venuto delineandosi. Quindi dirò adesso alcune cose abbastanza semplici e a molti di voi probabilmente anche ben note, ma le richiamo visto che non sono ancora state esplicitamente menzionate, e poi cercherò di concentrare la riflessione su un oggetto più specifico, ma a mio giudizio particolarmente scivoloso ed equivoco, anche se gode di un grande favore assiologico, cioè sul concetto di individualismo democratico, che è un po' il denominatore comune di tante riflessioni sull'individualismo contemporaneo. Richiamo tanto per fornire sia un'introduzione, una sintesi che ne ricostruisce la genealogia, sia anche però un testo che in qualche modo involontariamente esibisce la problematicità, la fragilità e l'equivocità di questo concetto, un libro abbastanza recente, 2011, di Nadia Urbinati, Liberi e uguali contro l'ideologia individualista, che è uscito dalla Terza, che effettivamente è una buona introduzione per ragionare sul tema. La critica dell'individuo, il concetto intanto è un concetto che ha un'origine che guarda caso si situa in quella Sattelzeit di cui ci ha parlato e su cui ha costruito un'intera impresa di ricerca scientifica Reinhard Koselleck, quell'epoca che va dal 1750-1850 grosso modo, che è l'epoca che vede il ricadere di rivoluzioni politiche, rivoluzioni industriali, rivoluzioni nazionali e rivoluzione industriale, e che è l'epoca in cui molti concetti del lessico storico-politico europeo vengono cangiando, oppure nuovi termini emergono. E fra questi termini sicuramente quello di individualismo, la critica dell'individualismo astratto. Richiamo quanto osservava Massimo Mori questa mattina, è opera di pensatori controrivoluzionari a cui del resto dobbiamo un apporto importante alla nascita di quella nuova disciplina che è all'inizio dell'Ottocento la sociologia, lo ha mostrato bene Robert Spemann in una sua monografia sui pensatori controrivoluzionari e su come dal loro pensiero scaturisca il progetto della sociologia. Incontriamo il termine in una delle tarde conversazioni, siamo intorno al 1820, di Joseph de Maistre. A diffonderlo nella cultura francese degli anni venti è notoriamente la rivista Le Producteur dei Saint-Simoniani, e naturalmente poi sarà Comte a dare visibilità e collocazione anche sistematica al problema all'interno della sua riflessione di filosofia
della storia, ma in ambito sensimoniano e positivista il concetto serve a connotare le epoche critiche in contrapposizione alle epoche organiche, epoche critiche che sono caratterizzate appunto dalla rivolta degli individui contro l'ordine. E affiora qui, fra l'altro, ci torneremo subito, anche se soltanto per un richiamo estremamente scheletrico, affiora qui già quel paradigma interpretativo di matrice cattolica che stabilisce un nesso forte tra protestantesimo e individualismo. L'elemento saliente è qui l'identificazione dell'individualismo come patologia. Faccio soltanto una citazione che traggo proprio dal testo della Urbinati. Louis Veuillot, un pubblicista cattolico militante francese, che intorno al 1843 definisce così l'individualismo: il male che affligge la Francia non è sconosciuto. Tutti concordano nel dargli il nome di individualismo. Non è difficile vedere che in un paese dove regna l'individualismo la società non è più in condizioni normali, perché la società è un'unione di idee e interessi, mentre l'individualismo è una disunione portata al suo grado estremo. Tutti per uno e uno per tutti, questa è la società, ciascuno per sé e dunque ognuno contro tutti. Questo è l'individualismo, no? Ecco, direi che questa formulazione sintetizza bene quel conglomerato di idee che tra autori controrivoluzionari e teorici della società industriale viene formandosi in questi primi anni dell'Ottocento. Dove è significativo, va naturalmente sottolineato, come qui si aggiunga la consapevolezza che all'elemento disgregatore della cultura moderna dell'individualità, che vuol dire cartesianesimo, che vuol dire illuminismo, si aggiunga la consapevolezza di una trasformazione sociale profonda che riguarda l'organizzazione burocratica industriale, che riguarda il sorgere di grandi aggregati sociali organizzati nella fabbrica e nello Stato. Lo Stato napoleonico ormai ha assunto la sua solidità, la sua stabilità, la sua invasività anche in questa società. E quindi siamo di fronte anche ad una consapevolezza che un processo di razionalizzazione formale sta generando questi effetti disgregatori anche attraverso l'imposizione autoritaria di modelli di disciplinamento, di nuovo militare, nell'ambito della burocrazia statale, nell'ambito della fabbrica, siamo alla nascita della grande industria, che sta generando quel motore che dissolve i vecchi legami della società organica. Il passo di qui alle formulazioni di Tocqueville della seconda democrazia è breve, è stato già richiamato più volte, ho sentito in apertura che è stato oggetto Tocqueville di un approfondimento da parte vostra quando avete preparato il seminario, quindi ometto ovviamente qualsiasi considerazione su quelle note pagine, sulla distinzione tra individualismo e edonismo, sulla sua definizione dell'individualismo come sentimento riflessivo e tranquillo, eccetera, eccetera, e soprattutto ovviamente sul fatto che Tocqueville aggiunge un elemento importante a quelle riflessioni, cioè la conoscenza
di una dinamica, di una realtà democratica che non è limitata alle esperienze rivoluzionarie dell'Europa, ma che è invece diventata forma di governo stabile, soprattutto forma di governo non dispotica, non dittatoriale, ma capace di coniugare l'eguaglianza con la libertà. E come sapete, proprio nella libertà vede Tocqueville il correttivo rispetto a quella implicita tendenza degenerativa che pure anche lui, distinguendo egoismo da individualismo, vede operare nella categoria di individualismo. Non ne parlo, ma Tocqueville è veramente il punto da cui ogni riflessione sul tema in chiave storico-politica deve partire. Azzarderei che gran parte del dibattito novecentesco sull'individualismo e la critica dell'individualismo in democrazia è una catena, un insieme di corollari e di glosse sulle pagine di Tocqueville, variamente affiancate ad altre più recenti apporti sociologici. Ecco, la sociologia va chiamata in causa per una definizione un po' più approfondita del problema, che non posso adesso seguire nei suoi snodi, ma che menziono, in riferimento invece ad un altro scenario, che è quello della cultura tedesca tra fine Ottocento e inizio Novecento, dove la questione dell'individualismo si impone come una chiave di lettura delle trasformazioni della società contemporanea. Ecco, vorrei ricordare qui il denominatore comune innanzitutto è il tema religioso, sono le libertà religiose. Vorrei ricordare che nel 1895 esce un importante saggio di Georg Jellinek, il jus publicista, sulla dichiarazione dei diritti dell'uomo, un testo che avrà un'eco profonda su Max Weber, che pochi anni dopo scriverà il più famoso saggio sull'etica protestante e lo spirito del capitalismo, come di qui prenda le mosse Ernst Troeltsch nella sua riflessione sull'individualismo nel mondo moderno, come su questo sfondo, con accenti differenti, si muova Georg Simmel, un altro autorevole sociologo tedesco di quegli anni. Ecco, il testo che domina quel dibattito è sicuramente quello weberiano dell'etica protestante, in cui Weber analizza le radici religiose della moderna etica professionale e, così facendo, pone le premesse per uno studio della personalità che agisce attivamente. Una personalità che agisce attivamente riferendosi ad un centro religioso nell'aldilà o a un centro extramondano. Questo è l'elemento specifico che qui in questo insieme di autori diventa particolarmente importante per la definizione e la specificazione dell'individualismo. È qualcosa di più rispetto a Tocqueville, anche se indubbiamente la matrice religiosa dell'individualismo era già chiaramente identificata da Tocqueville. Teniamo presente che da questa riflessione weberiana sull'etica protestante muoverà un percorso che porta alla tematizzazione delle due etiche di cui nella politica als Beruf, la Gesinnungsethik, la Verantwortungsethik, che sono di nuovo le due modalità di estrinsecazione dell'individualismo in ambito etico in contrapposizione all'etica della legge. Quindi
L'individualismo appare qui come figlio di una concezione del mondo teocentrica, non cosmocentrica, e all'interno di questo, sia sul versante politico, Jellinek e la sua genealogia dei diritti dell'uomo a partire dalle libertà religiose, e Weber sul problema invece dell'etica economica del protestantesimo, del calvinismo, delle sette, ebbene, la tematizzazione del ruolo specifico del protestantesimo come quel fattore, ma questo lì potremmo adesso fare la genealogia filosofica di questa intuizione che ci porta naturalmente molto all'idealismo tedesco e più indietro, insomma il protestantesimo nato dalla rivendicazione di un rapporto immediato con Dio che è un'idea che qui viene tradotta sul piano politico stabilendo una relazione diretta con lo Stato attraverso la cultura dei diritti, attraverso la cultura dei diritti. E Troeltsch lavorerà su questa pista, ma non insisto troppo. Un richiamo alla filosofia del denaro di Simmel, che è un'opera del Novecento. È interessante Simmel perché ha indagato con una molteplicità di sfaccettature il significato dell'economia monetaria per le libertà individuali. L'economia monetaria rende possibile, secondo Simmel, l'emancipazione dell'individuo da legami tradizionali, ma anche un tipo particolare di dipendenza reciproca che contemporaneamente garantisce un massimo di libertà. Il denaro quindi è portatore di relazioni impersonali tra gli uomini e quindi della libertà individuale. E nella sociologia Simmel indaga anche un altro aspetto, cioè come l'aumentata individualizzazione all'interno del gruppo si accompagni con una diminuita individualizzazione del gruppo stesso, cioè una omogeneizzazione dei gruppi. Forse qualcuno avrà notato come queste idee in fondo non facciano che ripetere alcune tesi chiave che Massimo Mori questa mattina ha ricavato da Benjamin Constant. Non è una novità, certo, questo che Simmel lo sistematizza all'interno di una teoria generale della razionalità, della spersonalizzazione dei rapporti, ma certamente qui c'è una filiera che va ricostruita e andrebbe indagata. Chiudo questo primo capitoletto della mia esposizione con una breve sintesi su quelli che sono i paradigmi interpretativi che si possono dedurre da questi dibattiti e in particolare da quest'ultimo in area tedesca a cavallo tra i due secoli. Abbiamo la tesi innanzitutto che l'individualismo è un fenomeno della società moderna che nella società moderna progressivamente cresce e si potenzia, quindi un'idea del progresso dell'individualizzazione. Però abbiamo al tempo stesso l'idea che l'individualismo è un fenomeno della società moderna che si trasforma profondamente. Qui pensate alla tesi chiave di Weber nell'Etica protestante, l'ascesi, il beruf originario, questo afflato che anima lo spirito del capitalismo che poi progressivamente si perde e alla fine è volato via da sotto il mantello e resta soltanto più la gabbia d'acciaio della burocratizzazione e della razionalizzazione, no? E il passaggio conseguente dall'ascesi intramondana del calvinista originario all'edonismo degli ultimi uomini gaudenti senza cuore, eccetera, eccetera. Quindi trasformazione e anche però terzo paradigma, l'idea dell'individualismo come fenomeno della società moderna che collassa, che diventa un bene perduto. Questo è altrettanto evidente in alcuni scritti di Weber e in molti altri testi che a quella koinè culturale si riconducono, cioè penso a un passo per esempio degli scritti
di Weber sullo pseudo-costituzionalismo in Russia, dove Weber dice: noi individualisti stiamo combattendo una battaglia ormai perduta nei confronti di questa avanzante burocratizzazione, irrigidimento, cristallizzazione del mondo ad opera della... Ecco. Quindi, ecco, una koiné storica determinata, parliamo di individualismo in quella fase, dobbiamo tenere presente necessariamente queste coordinate. Queste ipotesi catastrofiste, questa temperie così di anche diciamo pure di decadenza, di tramonto dell'Occidente, se vogliamo coniugarla spenglerianamente, passano dopo la Seconda Guerra Mondiale, qui la sociologia si ricompatta piuttosto sul primo paradigma, su un'idea dell'individualizzazione crescente. L'esponente, secondo me, più significativo da questo punto di vista è Norbert Elias, che già negli anni 30 scrive un'opera, Processo di civilizzazione, che in fondo è una ricucinatura in termini sociologici di filosofie illuministiche del progresso. La civilizzazione è veramente la rilettura di Weber, un po' di Freud, in chiave neo-illuministica. Ebbene, nel suo volume intitolato Die Gesellschaft der Individuen, la società degli individui, noi troviamo un testo più tardo, questo ormai degli anni Ottanta, di Elias, in cui lui si ricostruisce nel corso dei secoli quella che chiama la io-noi bilancia, no? Ich-wir-Balance, cerca di ricostruire come progressivamente la storia dell'Occidente, attraverso una serie di ondate di individualizzazione legate a eventi più o meno traumatici, e anche qui il protestantesimo naturalmente è una cesura netta, abbia ingenerato un alterarsi di questa bilancia progressivamente a vantaggio dell'io, dell'individuo, e a ridimensionamento della capacità del collettivo di determinarne i destini. Salto ulteriore, però, che quello che probabilmente ci interessa di più, lo scenario cosiddetto della globalizzazione o dell'ultima globalizzazione. Sapete, gli storici della globalizzazione ne annoverano almeno 10, di qualcuno si diverte a scendere anche nel mondo antico, eccetera. Ma insomma, l'ultima globalizzazione è quindi quella che si avvia con gli anni Ottanta fondamentalmente. Qui la domanda che i sociologi si pongono è: c'è più o meno individualismo nel mondo contemporaneo? La globalizzazione ha sicuramente liberato nuove forze centrifughe e quindi ha potenziato i processi di individualizzazione. Ma i sociologi mettono in luce la peculiare ambivalenza di questi processi nel quadro di una dialettica molto generale che potremmo sussumere così: società aperta, il concetto popperiano, comunità chiuse. La società si apre sempre di più, però ha un contraccolpo nella chiusura di comunità a livello locale, eccetera, eccetera, etnico, evidente anche nelle società più sviluppate. I sociologi ci dicono anche, ecco, certo, questa individualizzazione a cui assistiamo è dissoluzione di legami tradizionali, è dissoluzione di comunità che garantiscono la sicurezza, è scomposizione del tessuto produttivo, è segmentarizzazione, è insularizzazione, è processo di deistituzionalizzazione, tutte queste cose. E tuttavia
la società contemporanea non è soltanto il luogo, semplicemente il luogo di dissoluzione di questi legami o di queste forme istituzionali, è anche invenzione di nuovi legami, di nuove legature, se vogliamo riprendere il concetto di Dahrendorf. Ci sono dei legami eletti, scelti, quindi artificiali, volontari, che si sostituiscono ai vecchi legami, ai vincoli, legature di tipo tradizionale. Ma non solo, i sociologi mettono, o quelli più avveduti fra di loro, mettono anche l'accento che noi assistiamo a stabilizzazione e riadattamento anche dei vecchi legami di tipo tradizionale, che resistono a questa aggressione delle ondate di individualizzazione. Lo si vede nelle comunità nazionali, si è annunciata mille volte la morte dello Stato-nazione, della nazione, eccetera, e le vediamo invece che sono più vive che mai, o comunque sono disfunzionali sotto molti aspetti, ma comunque continuano ad essere dei porti di riferimento per l'assicurazione anche degli individui, perché questi legami tradizionali condensano in sé un capitale sociale, chiamiamolo pure con Bourdieu così, capitale sociale che si mostra nel lungo periodo disponibile ad essere mobilitato per risolvere di volta in volta problemi che un approccio individualistico non è in grado di affrontare. Non mi dilungo qui su questi aspetti, mi premeva richiamarli come, diciamo, coordinate sociologiche elementari per venire al punto, diciamo, più delicato, dolente, dove l'ambivalenza tocca proprio la nostra anche autocoscienza di cittadini di democrazie liberali che sono diventate democrazie costituzionali e che quindi hanno dell'individualismo una visione piuttosto esigente. Certamente l'individualismo contemporaneo continua ad avere, e anzi adesso si vede macroscopicamente che ha, perché un aspetto di queste due elementi in passato era meno evidente, due matrici, il mercato e i diritti. Un saggio di molti anni fa ormai, intitolato Liberalismo radicale, di nuovo Dahrendorf, distingueva due dimensioni del liberalismo teorico, identificate da un lato nella teoria dell'economia di mercato, dall'altra nella teoria dei diritti civili. Di queste teorie si potevano dare, diceva Dahrendorf, versioni più ampie, più rigide, più flessibili, eccetera. Le versioni rigide non si lasciavano combinare insieme, nel senso che una teoria rigida dell'economia di mercato non consente l'interferenza nei dinamismi del mercato medesimo e quindi, per esempio, resta sorda alla richiesta di diritti sociali. E reciprocamente, comunque, ecco, i nuclei flessibili, le versioni flessibili di queste due teorie si mostravano invece compatibili. E tuttavia lo sviluppo sul piano dell'individualismo e sul piano anche del liberalismo, qui abbiamo a che fare proprio con due teorie del liberalismo che vengono progressivamente divaricandosi, o almeno così appare, un liberalismo degli interessi del mercato e un liberalismo dei diritti. Questa dissociazione si accentua fortemente nel siamo diventati tutti liberali, no? A partire da una certa data. Sul liberalismo c'è ampio consenso, ma sono liberalismi diversi quelli di cui si ragiona, e in particolare questa polarità è determinante. Innanzitutto, fra i diritti
Questo complica il nostro problema dell'individualismo. Innanzitutto, fra i diritti vengono annoverati anche diritti che non appartengono alla tradizione liberale, che non sono riconducibili alla cultura dell'individualismo, ma a quella del solidarismo, i diritti sociali. Tra le libertà proclamate da Roosevelt nel 1941, libertà di culto, di parola, del terrore, del bisogno, l'ultima, la libertà dal bisogno, è estranea, anzi in contrasto col liberalismo classico. Quindi qui intanto abbiamo un primo problema di integrazione in un paradigma unitario. Ma soprattutto, io faccio spesso questo esempio perché mi pare veramente illuminante, una delle maggiori teorie generali del diritto e della democrazia, che la cultura europea, non italiana, dico europea, abbia prodotto nel corso degli ultimi decenni, assieme a Rawls, assieme a Habermas, eccetera, ma non sono molte, Dworkin, è la teoria di Luigi Ferraioli, quella grossa opera intitolata Ratio Iuris, che è una teoria del neocostituzionalismo più intransigente. Ebbene, voi se andate a vedere, troverete che in quella teoria Ferraioli distingue tra due modalità fondamentali, tra i diritti patrimoniali e i diritti fondamentali, dicendo i diritti fondamentali sono una cosa, sono indisponibili, i diritti patrimoniali invece sono disponibili e quindi sono congiunturalmente modificabili, sono flessibili. Guardate bene che ovviamente nei diritti patrimoniali rientra il primo fra quelli, cioè il diritto di proprietà. Cioè quella coniugazione su cui questa mattina si è insistito tra individuo e proprietà, che con Locke diventa fondante dell'individualismo moderno, chiamiamolo di vecchia, il vecchio liberalismo, il vecchio individualismo, viene qui radicalmente scissa. E con questo si genera anche una netta contrapposizione tra democrazia e diritti fondamentali. Qui incontriamo il grande, spariamo grosso, usiamo il termine crociano, l'ircocervo del nostro tempo, che è quella cosa che ci piace tanto, con la quale ci identifichiamo assiologicamente molto volentieri, che si chiama democrazia costituzionale, che è fatta di due cose molto diverse. La democrazia, che si fonda sull'idea comunque ancora più o meno riflessa di sovranità popolare, di autodeterminazione politica, di autonomia, e l'idea dei diritti fondamentali, che invece è qualcosa che deriva da un'altra tradizione, quella del costituzionalismo, dello Stato di diritto, e che è pochissimo, soprattutto in queste formulazioni più normativamente esigenti alla Ferraioli, ma non, poi ci sono tante versioni un po' più moderate, un po' meno forse anche dogmatiche. Ferraioli è anche un vecchio positivista per formazione. Habermas però si trova di fronte allo stesso problema nella sua costruzione teorica, di far stare insieme quelle due componenti che lui stesso avverte come eterogenee. Lui ci tenta questa operazione con la teoria della co-originarietà dell'autonomia privata e dell'autonomia pubblica, ma è un tentativo che molti, e io propendo per questa lettura, non considerano riuscito. Se siete interessati ad una critica molto tagliente di queste teorie della democrazia deliberative, che includono nel concetto di democrazia costituzionale già tutti i diritti fondamentali e che quindi in qualche modo pregiudicano lo spazio dell'agire democratico, che si vede benissimo in Ferraioli, si riduce ad essere una mera attività di implementazione dei diritti. I governi non fanno altro che implementare i diritti di libertà politici e soprattutto sociali. Lo spazio dell'agire propriamente politico
di una democrazia procedurale, che è una democrazia competitiva in cui il popolo sovrano, per quanto sia una finzione, comunque è stata una finzione effettiva, operante, efficace nella modernità, non ha più modo di esprimersi. Ebbene, se volete un testo che critica, a mio giudizio, in modo tagliente, cogliendo alcuni aspetti importanti di questa problematica, rimando a un libro della giuspubblicista Anna Pintore, che insegna a Cagliari, intitolato I diritti della democrazia, anche quello è un libro, La Terza, in cui si vede molto bene come quale sia la debolezza di queste posizioni, che sono anche formulate con eleganza e con una certa dovizia di argomentazioni filosofiche, ma che non riescono a evitare lo scoglio di questo ircocervo della democrazia costituzionale nel testo della Urbinati. Urbinati tematizza l'individualismo democratico. E cosa dice? L'individualismo democratico poggia su due pilastri. Quali sono? La cultura civile dei diritti e la cultura morale dell'eguale dignità delle persone. E quindi è una forma di individualismo che si chiama democratico, ma in realtà è tutto curvato sulla tematica dei diritti e su una concezione non positivistica dei diritti, su una concezione in cui abbiamo a che fare con fondamentalmente dei moral rights, che tuttavia si atteggiano a legal rights, che pretendono cioè di essere giustiziabili, e proprio in questa loro giustiziabilità restringono enormemente lo spazio dell'agire democratico, lo spazio del legislatore. Detto poi in soldoni, tanto per capirci, qui la posta è: quanto devono pesare all'interno delle architetture delle democrazie costituzionali gli organi cosiddetti espertocratici, e in primo luogo il potere giudiziario nelle sue varie declinazioni, a cominciare dalle corti costituzionali, no? Perché questa è il grande dibattito che oggi si svolge nelle nostre democrazie, relative ai confini tra politica e diritto, dove poi l'elemento espertocratico non è limitabile ovviamente soltanto al potere giudiziario, c'è tutta l'altra e non è poco dimensione delle espertocrazie burocratiche vere e proprie, delle euroburocrazie, eurocrazie, eccetera, eccetera, che costituisce l'elemento. Ecco, l'individualismo democratico di cui allora oggi si parla tanto va situato in questo contesto polemico, è una dottrina attraverso la quale si cerca di legittimare democraticamente una posizione che in realtà cerca di irrigidire le acquisizioni del processo democratico, che sono diventate diritti positivizzati, diritti esercitati da quelle espertocrazie, mantenendosi su un piano appunto democratico, riconoscendo l'importanza del potere democratico di voto, ma dovendosi confrontare con l'obiezione: ma in queste condizioni fin dove arriva il potere? Qual è la capacità del potere democratico di voto di guidare effettivamente i processi, se abbiamo a che fare con una dimensione giuridica dei diritti fondamentali, così normativamente esigente e di cui si pretende di offrire garanzie così. Attenzione, sto parlando adesso di un modello normativo, che poi la realtà sia molto diversa e che i diritti in molte sgangherate democrazie contemporanee siano anche spesso
calpestati e che le decisioni di queste espertocrazie giudiziarie vengano ignorate, cominciare dalle corti costituzionali in alcuni paesi più che in altri, ma il modello più forte di democrazia costituzionale, che è quello tedesco, mostra che in realtà questi paletti sono anche piuttosto solidi, eccetera. Ecco, quindi chiudo con un'ultima riflessione. Credo che abbia senso soffermarsi ancora su questa questione dell'individualismo democratico, che alla luce di quanto detto forse più propriamente andrebbe definito individualismo dei diritti. La leva dell'individualismo in campo oggi è quella dei diritti fondamentali. Nella contrapposizione tra un individualismo degli interessi, del mercato, potremmo anche dire di un individualismo oligarchico, se si guarda gli stili di vita che esso genera, e dall'altra un individualismo democratico, ma democratico nel senso democratico dei diritti, si cela evidentemente un'opzione ideologica. Si cela un'operazione ideologica, costruire un'opposizione morale che forse nei termini correnti non ha sempre ragione di essere. Si sono sprecati comunque già le aggettivazioni per individualismo, ne ho richiamate alcune, altre le abbiamo già sentite, no? È aggettivato in infiniti modi. Ne aggiungo una di queste aggettivazioni, attingendola all'antropologia platonica, ma è un'operazione che credo non sia oggi impropria, anche alla luce di un certo platonismo ritornante in tanti dibattiti della filosofia politica. Sembra cioè che si dia un individualismo pleonectico da un lato, l'individualismo del mercato, dove appunto, tra l'altro il termine, il concetto platonico pleonexia, il voler sempre di più, rende benissimo un termine che è molto circolato nei dibattiti recenti sul capitalismo finanziario, che è greed. Il nostro greed è la pleonexia platonica, no? Ecco, una categoria platonica che oltretutto ovviamente ci rimanda a quella polarità di anima desiderante e anima irascibile, questo oscillare tra il polo erotico e il polo timotico che alcuni autori recenti, prima di tutto Sloterdijk in molti suoi scritti, Ira e Tempo in particolare, hanno utilizzato proprio per interpretare, per leggere le dinamiche del capitalismo contemporaneo. Quindi da un lato questo individualismo pleonectico, dall'altra invece come soluzione, come antidoto, l'individualismo asceticamente giuridico-morale centrato sul rispetto della dignità e anche sulla sacralizzazione della persona, un tema che ritorna proprio anche da quella filiera che risale a Jelinek, penso a un saggio di Hans Joas proprio su di sacralità della persona. Ecco, questo è interessante, però è anche vero solo in parte, cioè questa contrapposizione regge solo fino a un certo punto. Certamente, direi, mi riallaccio a quanto anche Mori stamattina diceva in relazione ad Hobbes, anche se adesso svolgo una riflessione diversa, la cultura moderna dei diritti è figlia, lo sintetizzo così, di un progetto di neutralizzazione dell'elemento pleonectico. Per me è questo poi l'elemento fondamentale di questo progetto politico della modernità, come lo chiama Habermas. Elemento pleonectico che è ben evidente in Thomas Hobbes, no? Il dispositivo dell'alienazione dello ius in omnia, del diritto su tutto, non è altro che questo, è quello che da quell'alienazione via patto sociale consegue è la societas civilis, proprio come struttura che ha neutralizzato
l'elemento pleonettico, che vuol dire soprattutto avidità per un verso, ma dall'altra ambizione, vanagloria, orgoglio, l'elemento timotico, direbbe Sloterdijk. Ecco, la modernità compie questa operazione attraverso la fondazione della sua cultura dei diritti. Io tendo anche sempre a leggere la controversa categoria di volontà generale di Rousseau in questi termini. Rousseau non disponeva di un lessico ancora articolato sui diritti, ma la sua volontà generale, contro le interpretazioni che vogliono vederci soltanto il sostrato di totalità, pseudo-totalitario, paratotalitario, eccetera, la sua nozione di volontà generale identifica un nucleo etico-giuridico che è un po' il nucleo di quello che diventerà per noi l'ensemble dei diritti fondamentali. Rousseau aveva quello fondamentalmente in testa quando identificava questa unità profonda della volontà generale, e questo era anche all'interno di questo processo di neutralizzazione dell'elemento pleonettico, che in lui assume una curvatura estrema, diventa particolarmente radicale. Le cose non sono andate però esattamente in questi termini, cioè dobbiamo renderci conto innanzitutto che la cultura moderna dei diritti è figlia anche di una ragione utopistica desiderante, è figlia di lotte comunitarie portate avanti da quelle che Sloterdijk definirebbe banche dell'ira, da quelle organizzazioni di energie timotiche che hanno segnato la storia della modernità. I diritti sono figli di quello e conservano internamente nella loro dinamica anche quelle pulsioni originarie. Se lo guardiamo non imbalsamato nelle formulazioni un po' algide dei cataloghi dei diritti, dei diritti fondamentali delle nostre costituzioni, ma così attivato nell'infinita sequela di controversie giuridiche della cosiddetta litigation society, l'individualismo democratico fondato sui diritti cessa di apparirci il totalmente altro rispetto a quell'individualismo egoistico, pleonectico, che celebra i suoi trionfi nella sfera economica e sociale. È molto più intrecciato, è molto più contaminato da quelle stesse logiche. Quella dicotomia liberalismo dei diritti e liberalismo degli interessi o del mercato è una comoda dicotomia anche ideologica che in qualche caso fa gioco anche rispetto al perseguimento di precisi obiettivi, ma sfasa un po' la nostra percezione della realtà. E quindi questo è, a mio giudizio, l'elemento che rende oggi così presente nel nostro orizzonte di dibattiti anche ideologici, comunque delle nostre posizioni di campo su scacchieri che comunque restano politici, il tema dell'individualismo e dell'individualismo democratico, nella sua contrapposizione, ma in qualche modo falsante, in qualche modo mascherante, all'individualismo egoistico dei mercati, del capitalismo finanziario, eccetera. C'è nella stessa logica dei diritti, nel suo essere inflazionata, diciamolo pure, credo che sia corretto parlare di anche inflazione
dei diritti e delle strategie, delle procedure, delle forme di istituzionalizzazione volte a garantirli, un elemento che fa ostacolo rispetto al funzionamento delle nostre democrazie. Non vedere questo significa, a mio giudizio, non capire anche una radice profonda del disagio, della difficoltà che le nostre democrazie oggi incontrano e quindi anche delle ricorrenti tentazioni populiste che ne caratterizzano la vita. Grazie. Scusate, ho iniziato coi controrivoluzionari e sono finito lì. E adesso, se vogliamo sunteggiare la mia relazione. Bene, allora vediamo se ci sono interventi. Abbiamo tempo per raccoglierne alcuni. Prima i giovani. C'era qualcuno che... Non... No, allora Antiseri mi sembra. Vedevo. Specialmente giovane. Ci sono molte cose. Grazie per aver elucidato appunto questa ampia famiglia di concetti appunto dell'individualismo, insomma, questa famiglia di concetti veramente. Grazie. Sono molte cose, ma una questione tu hai sollevato è la questione dell'ampliamento dei diritti in relazione alla globalizzazione. Ora ti vorrei fare una domanda. Globalizzazione significa globalizzazione degli scambi, appunto di merci, di denaro e di informazioni. Ora, ci sono autori che tu conosci meglio di me, voi conoscete meglio di me, per esempio Rostoltsev, cioè, autori quali pensano che il passaggio dalla società chiusa alla società aperta sia stato dovuto fondamentalmente all'immissione del commercio. Rostoltsev scrive appunto che i legislatori spartani temevano che le merci straniere avrebbero portato con sé nuove pretese e nuove idee. E in effetti, non appena entra in contatto con culture altre, chi vive in una società chiusa si rende conto che i suoi assoluti sono relativi. Il mercante pone la città in contatto permanente con altre culture e in questo modo stabilisce il presupposto per la messa in questione della tradizione tabuizzata della città. Scrive Kirk, l'altro, che il fattore fondamentale della nascita della filosofia presocratica sta nel paragone delle versioni mesopotamiche, egiziane e greche che cominciò a divenire possibile e probabile in quest'epoca e in quei luoghi, ossia alla fine del VII secolo, al principio del VI secolo a.C., nella Ionia, soprattutto a Mileto. E siffatta messa in questione della tradizione è da vedere appunto l'origine della tradizione critica, la genesi, cioè, della tradizione filosofica occidentale, cioè il mercato è incontro di merci e scambio di idee. Potrei seguitare con altri autori, Pollens eccetera, però la questione di fondo mi pare questa, cioè a un certo momento, ripeto, lo scambio perché nasce la filosofia, questa è una teoria, un'ipotesi, la filosofia nasce nella Ionia, diciamo, per noi altri, certo che anche altre civiltà avevano delle idee indubbiamente, ma lì proprio nei porti della Ionia, nei porti, cioè dove si incontrava il fenicio, il siriaco, il greco, l'egiziano eccetera, che si mettono in discussione, cioè il mercato che diventa, ripeto, incontro di merci e scambio di idee, questa è un'altra conseguenza intenzionale, cercavano il profitto e crearono la discussione critica. Non so se questo vale anche, secondo te, visto quello che accennavi, nel mondo contemporaneo, perché tu pensa per esempio cosa significa per le donne arabe poter vedere la televisione spagnola, italiana, francese ogni sera, cioè questo scambio, questa globalizzazione delle informazioni mette in discussione queste cose o no? Certo, poi c'è la reazione, almeno a breve tempo, da reazione, ecco, di chi si richiude appunto nei valori tradizionali, ma questi indubbiamente, diciamo così, come sono crollati tante cose da noi altri in Occidente, non so se questo, dico, visto che accennavi a questa cosa, insomma, ecco. Certo. Vediamo allora se ce ne sono anche altri. Sì, c'è Mori anche che voleva intervenire, così li raccogliamo e poi Portinaro risponde tutti insieme. Io, come dicevo già adesso privatamente con il professor Ciliberto, mi devo innanzitutto scusare per la mia pleonexia interventistica, visto che sono sempre...
Come? Comunque, molto cortesemente tu hai fatto riferimento a questo punto di contatto con la mia relazione stamattina su Hobbes, eccetera, e ovviamente anch'io mi ritrovo, in quanto hai detto, come vedendo in questo l'altra faccia della medaglia, cioè il fatto che da Hobbes in poi il progetto moderno è quello di elaborare un programma antipleonettico. Tuttavia ci darei a ribadire che secondo me rimane poca chiarezza in questo progetto. Rimane poca chiarezza perché questo progetto oscilla tra il tentativo di trovare un equilibrio tra gli individui che operino all'interno di una comunità, e in questo senso, secondo, ribadisco, spesso si cade nell'errore dell'illusione del conflitto, della plenoaxia, se vogliamo, e dall'altra parte invece lo si risolve con un olismo camuffato o appunto con un'ambivalenza tra l'olismo camuffato e questa esigenza che abbiamo appena detto. L'esempio di Rousseau è chiarissimo. Giustamente detto, Rousseau non va confuso con un teorico del totalitarismo. Rousseau ci sostanzialmente voleva riproporre il plafond di diritti che poi diventano proprietà, cioè diventano il termine di riferimento comune, no, della cultura settecentesca posteriore. E tuttavia questo recupero lo confonde con una convergenza molto forte tra io individuale e io soggettivo, per cui non c'è un salvataggio dell'io dell'io individuale, nella sua rotondità, che poi opera con gli altri io individuali. Potevo fare molti altri esempi. Per esempio, un altro campione dell'individualismo liberale, Jefferson. Tu hai adesso citato più volte il libro quest'ultimo libro dell'Urbinati, c'è l'altro libro dell'Urbinati appunto su Jefferson, eccetera. E Jefferson, da un lato, è il difensore dell'individualismo americano, come lo intendiamo correntemente, dall'altro lato ha alle spalle tutta la storia del repubblicanesimo inglese, quindi intende l'individuo come qualcosa che fa parte di un tutto, dell'amor di patria, eccetera. E le due cose sono molto poco facilmente distinguibili. Siamo partiti stamattina da Dewey. Dewey, anche secondo me, non arriva neppure a formulare una soluzione al problema. Ce la lascia intravedere sulla base di quel suo generico olismo hegeliano che sta alla base della sua filosofia. La lascia intravedere il superamento della pleonaxia attraverso quell'idea di transaction che regola tutti i rapporti degli uomini con la natura e tra gli uomini, ma è sempre qui una confusione in qualche modo tra individuo e tutto. Una soluzione, e questo può darsi che sia anche la base di quell'altro ircocervo di cui tu hai detto probabilmente, no? Però una soluzione limpida, e forse non c'è una soluzione limpida, e quindi normativa, formalmente normativa, che in qualche modo torni a dare a ciascuno il suo, ma non in una dimensione statica come era il modello giusnaturalistico, ma in una dimensione dinamica di cooperazione. Cioè, quello che Dewey si proponeva con il nuovo idea di individualismo, a me sembra di non averlo trovato. Ecco, volevo soltanto dire questo. E adesso non intervengo. Masala, ce ne sono altri interventi, pregherei magari di essere un po' brevi. Grazie. Beh, direi l'ultimo.
Ma uno dei temi sotterranei che riaffiora sempre quando si trattano questi argomenti è la distinzione tra libertà e diritti, che poi è ciò che diventa dirimente per la tradizione individualistica e per il liberalismo in particolare. E qui è innegabile che ci sia una tensione tra questi elementi, ossia per la tradizione liberale i diritti, c'è quella vecchia distinzione tra libertà positiva e libertà negativa, uno schema che è stato giustamente anche criticato e messo in crisi, ma che ha una sua tenuta sostanziale. Ossia, se noi come diritti di libertà fissiamo la non interferenza rispetto agli obiettivi che vogliamo realizzare, stiamo parlando di qualcosa che possiamo definire come libertà. Se invece come diritti definiamo una serie di cose che devono essere create o raccolte per essere messe a disposizione degli individui, inevitabilmente andiamo a giustificare un'azione dello Stato, un meccanismo di enforcement, un qualcosa che qualcuno deve fare per noi. E questa è la tensione, questo io credo sia veramente ciò che è dirimente per definire diversi tipi di individualismo. Non è una cosa semplice, ma credo che sia uno sforzo che si debba fare un po' di più. Forse abbiamo perso un po' questa distinzione tra libertà e diritto, molto spesso assimilandoli, dimenticandoci che invece sono cose diverse. Grazie. No, io volevo sentire una voce dei giovani che hanno orchestrato il seminario, no? Ho sentito in apertura stamattina che questa giornata era stata pensata a conclusione di un lavoro seminariale che avete fatto su Tocqueville, eccetera, quindi sono già andati. Non voglio aggiungere nessuna coazione a intervenire. Sono già stato reazionario, sì. Proprio anche essere così coercitivo. Sì, è vero. Sì. Prego. Sì, mi avete detto delle cose su cui io in realtà consento. Faccio qualche osservazione. Dario Antiseri, globalizzazione. Certo, diciamo l'archetipo della teoria della globalizzazione è già lì, in quei testi, in quei dibattiti, in quella percezione di problemi. Naturalmente oggi guardiamo alla globalizzazione come un processo molto più complicato, stratificato, eccetera. Globalizzazione non è soltanto economica, non è soltanto di merci, non è soltanto nemmeno di idee, è naturalmente globalizzazione giuridica. Ecco, il problema qui naturalmente è il fatto che, contrariamente a assunzioni che avevano guidato le nostre filosofie della globalizzazione in chiave cosmopolitica, che erano in qualche modo costruite analogicamente alle categorie che ci servivano per analizzare i processi dello Stato, no? Quindi l'analogia domestica, la cosiddetta analogia domestica. Il processo di globalizzazione non si svolge affatto con quella centralità che ha caratterizzato i processi relativi allo Stato, che erano appunto tutti, avevano un centro, il vertice della piramide, e a partire di qui sussistevano dei meccanismi che regolavano in buona misura, al di là delle logiche proprio dello scambio del mercato, che il liberalismo moderno ha voluto emancipare dal controllo della sfera pubblica, si svolgevano sotto la direzione di un centro che funzionava con un certo tasso di effettività nel regolare questi processi. Questo per la globalizzazione non si dà,
le teorie sistemiche oggi ci dicono che il sistema mondo, se vogliamo parlare di sistema mondo, è un sistema altamente frammentato, e in relazione a questa frammentazione sorgono una serie di asincronicità, di asimmetrie che generano tutti i problemi che poi di volta in volta sul piano economico, sul piano giuridico, sul piano anche dell'incontro culturale tra mondi diversi generano la conflittualità che il mondo contemporaneo oggi sconta. Hai fatto il richiamo al mondo antico, visto che ho insistito su Platone. Platone in realtà era molto scettico su questa apertura del commercio e su questa, perché vedeva arrivare anche le patologie della polis da questo pluralismo sociale, culturale, eccetera, eccetera. Quindi ecco, qui abbiamo a che fare con una dimensione alla quale poi non possiamo rispondere facendo appello alle categorie della nostra tradizione di individualismo democratico, perché appunto è in gioco il confronto tra culture che con questo individualismo democratico, sia esso più spostato sui diritti o più su altre dimensioni, su diritti e valori, ovviamente non si identificano. Quindi ecco, questa è la complicazione. Con Massimo Mori sono perfettamente d'accordo, e ha accentuato la questione e mi induce quindi ad una formulazione ancora più forte, cioè a dire questa è propriamente la promessa non mantenuta della modernità. Ecco, quello che la modernità non ha prodotto, ed è evidente, e sono assolutamente convinto che noi lo scontiamo proprio in quelle aporie che riguardano oggi lo spazio pubblico delle democrazie costituzionali, eccetera, eccetera. E sono d'accordo anche con la sua osservazione. Io naturalmente ho detto alcune cose che erano preambolo ad un'analisi vagamente sociologica del problema, e poi ho tentato obliquamente questo affondo sull'individualismo democratico in questa accezione, perché mi sembra che sia il punctum dolens del nostro dibattito etico, giuridico, politico oggi, no? Dopo, però sono perfettamente d'accordo che possiamo metterci lì a tipologizzare, a vedere le diverse varianti di individualismo, proto-moderno, moderno, tardo-moderno, eccetera, e distinguerle a seconda dei campi, economia, politica, diritto e religione, eccetera, e distinguerle anche in relazione agli orientamenti ideologici, no? Quindi la questione rapporto libertà-diritti è sicuramente ineludibile da questo punto di vista. Bene, i treni, almeno il mio, incombe, e quindi ringrazio davvero Pierpaolo Portinaro, come tutti gli altri. Un saluto a tutti, arrivederci.